Gli scrivo o non gli scrivo? Amo, sono in crisi. È presente il ragazzo che ho conosciuto una settimana fa? Sì, lui, proprio lui. Ecco, oggi sai cosa è successo? Stavamo chiacchierando normalmente, botta e risposta. Era anche veloce nel rispondere, infatti mi sembrava alquanto strano. Ho detto finalmente uno normale. E poi ad un certo punto non ha più risposto. Ma secondo te perché non mi ha risposto? Non è che non gli piaccio. Ah, un'idea fantastica. Adesso vai a controllare le sue Instagram stories e mi dici immediatamente con chi è. Ma come, non è con nessuno? Cosa hai detto? Niente? Nessuna storia da ieri sera? E noi come facciamo adesso a stalkerare? Ah, questo è il gioco a cui stai giocando, non rispondi ancora, ma bene, bene, se la montagna non va da Maometto, è Maometto che va dalla montagna, ok? Questi denti non servono bene, una beata mazza. Chissà quante cose sta facendo, poverino. E so che non lo dovrei fare, ma gli scrivo io. Gli scrivo un altro messaggio, dai, magari era occupato, non poteva rispondere. Ora però cosa posso scrivergli? Andiamo su Google, come approcciare un ragazzo che ti piace. Come capire se piace a un ragazzo? Come fai a capire se gli piaci con uno sguardo? Cosa fare se visualizza e non risponde? Siamo qui quest'oggi tutti riuniti per scrivere il messaggio dell'anno. Io inizierei con un ciao. Però scritto così senza faccina, non è un po' freddo? Forse non va bene. Ciao con il bacino. No, troppo confidenziale, poi capisce subito le mie intenzioni. Anche no, sinceramente. Ehi là, no, troppo amichevole, poi sembro una delle sue tante amiche. Ma in certi casi meglio essere dirette. Ciao col cuore rosso. Sì. No, così sto correndo troppo. No, che poi sembro precipitosa, poi ti tira indietro. No. No, ma perché non ci ho pensato prima? L'accesso di Facebook, quello non si può nascondere. L'unico accesso che non si può nascondere. Badate bene, stalker, amiche mie, teniamoci la mano tutte insieme, che l'accesso di Facebook non si può nascondere. Non mi sta venendo un infarto attivo 3 ore fa. Quindi vuol dire che non è entrato neanche su Facebook. E lui si calma. Aria, aria. Vediamo se è lui. Io mi sto entusiasmando per niente. È lui. Certo che è lui. Vediamo cosa mi scrive. Scusa, stavo dormendo. Scusa, stavo dormendo. Non hai capito tu con chi ha a che fare? Ragazzi, quando ricevete un messaggio dalla ragazza, sappiate che non è mai buttato lì alla capocchia. Ma c'è sempre un perché dietro, una motivazione. È stato premeditato 3 ore prima di mandarvelo, con diverse svariate prove, anche solo per voi. Quindi non potete risponderci 3 ore dopo dicendo: scusa, ma stavo dormendo. No! Perché se ti stai addormentando, piuttosto lo scrivi. Dici: scusa, mi si stanno chiudendo gli occhi. Scrivi quel messaggio e poi ti addormenti. Così noi non possiamo farci paranoie inutili. Perché noi le paranoie ce le facciamo per qualsiasi cosa.